ragazzi, bentornati su Nerd Kitchen. Oggi inauguriamo una nuova rubrica nella quale realizzeremo insieme bento e piatti carini in generale, non per forza legati all'ambiente nerd. Questo sarà quindi l'angolo dedicato alle ricette divertenti e graziose alle quali non so resistere, che realizzeremo insieme di tanto in tanto. Come voi, anche io dovrò imparare piano piano, quindi supportatemi con i vostri consigli e i vostri suggerimenti, così da realizzare video sempre migliori. Inauguriamo una nuova rubrica con un doppio video. Realizzeremo in questo video uno dei pupazzi neve più famosi del momento, Olaf di Frozen, mentre alla fine del video troverete anche il link per realizzare le due principessine Disney del cortometraggio Frozen Fever. Scopriamo insieme come realizzare questo bento. Pronti? Via! Gli ingredienti di oggi sono 150 g di riso piccolo a chicco tondo, potete comprarlo originario, salmone, tonno o condimento a scelta, un'alga nori, una sottiletta, una carota, un ravanello, un würstel, una frittata e della lattuga. Per prima cosa preparate il riso al vapore. Sciacquate per bene i chicchi riso fin quando avrete eliminato tutto l'amido in eccesso. Dopodiché portate il riso in una pentola capiente e aggiungete acqua fredda fino a superare la superficie del riso di 1 cm. Adesso mettete il coperchio sulla pentola e non alzatelo più fino alla fine della cottura. Portate l'acqua a bollore, dopodiché abbassate la fiamma e fate cuocere così per 15 minuti. Spegnete la fiamma e cuocete il riso per altri 15 minuti. Una volta che il riso è pronto, potete metterlo in un contenitore abbastanza ampio e farlo raffreddare con l'aiuto di un ventaglio. Preparate adesso i condimenti che preferite e quando il riso si è ben intiepidito, possiamo cominciare a realizzare il bento. Bagnate le mani per non far attaccare il riso, sporcatele con un po' di sale che darà gusto ai chicchi e prendetene una pallina. Poggiatela sulla pellicola trasparente e trasferitela sul palmo della mano. Fate un piccolo solco nella pallina di riso e riempitela con il tipo di condimento che avete scelto. Copritelo con un altro po' di riso e aiutatevi con la pellicola a dare una forma sferica stringendo il più possibile così che il riso si compatti per bene. Una volta srotolata la pellicola avrete ottenuto un onigiri tondo che sarà una delle parti del corpo di Olaf. Per la testa vale lo stesso procedimento. Assicuratevi di mantenere le proporzioni e stavolta modellate la pallina di riso ancora dentro la pellicola, così che si mantenga una forma ovale leggermente schiacciata nella parte superiore. Aggiungete un piccolo rotolino di riso con lo stesso metodo per realizzare la parte sporgente del viso di Olaf. Per decorare il nostro personaggio avremo anche bisogno dell'alga nori e della sottiletta. Con l'alga nori realizziamo i bottoncini del corpo, i cerchietti degli occhi, le braccia e la bocca. Con la sottiletta realizziamo le parti chiare, quindi gli occhi e i denti. Adesso dobbiamo occuparci anche di decorare il bento con gli altri ingredienti. Ecco quindi qualche idea semplice e rapida. Sbucciate e tagliate a rondelle la carota, lasciando da parte la punta che useremo per realizzare il naso di Olaf. Saltatela in padella per farla ammorbidire e con l'aiuto delle formine tagliapasta potrete ottenere dei graziosissimi decori per i vostri bento. Essendo ispirato al film Frozen, ho usato anche dei ravanelli per rendere l'effetto del ghiaccio dei fiocchi di neve. È un'idea molto carina per i bento in versione invernale. Tagliate il würstel in piccoli cilindretti e poi divideteli in 8 parti, non oltre la metà dell'altezza. Saltateli in padella facendoli cuocere prima dalla parte delle incisioni e poi lateralmente, in modo che il disegno si apra. Questo metodo vale per molti altri tipi di disegni che si possono realizzare con i würstel, ma che vi farò vedere più avanti in altri video. Preparate adesso una frittata classica. Cuocetela in una padella ampia così che risulti sottile e rigiratela su se stessa per creare un roll leggermente ovale. Dividete il roll in piccoli cilindretti, tagliatelo trasversalmente e girando una delle due parti otterrete un bellissimo cuoricino. Non ci resta a questo punto che assemblare il tutto e ammirare il risultato. Disponete le parti in riso su un letto di lattuga, così da evitare che si attacchino al fondo del contenitore e aggiungete a piacere i condimenti e le decorazioni che avete preparato in precedenza.
Spero che questo primo video vi sia piaciuto. Trovate nell'end card il link per Frozen Fever. Lasciatemi i vostri commenti e suggerimenti e lasciate un bel like se vi è piaciuta l'idea. Iscrivetevi al canale per seguire gli altri video e se proverete a farlo a casa, mandatemi le foto sulla pagina Facebook. Al prossimo video!